nel recente appuntamento del programma televisivo Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo, è intervenuto Antonino Spinalbese. Durante l'intervista, Spinalbese ha affrontato temi delicati riguardanti la sua vita personale, tra cui la perdita del padre e il suo rapporto complesso con Belén Rodríguez. Relazioni personali e dinamiche con Belén Rodríguez. Spinalbese ha descritto come lui e l'ex compagna siano caratterizzati da una personalità lunatica, che spesso porta a conflitti. Ha raccontato: "Belén è lunatica, ma anche io, tutti e due non siamo male. Adesso io ne parlo in maniera divertente e ci rido su, ma in passato non è stato divertente per nulla". Ha aggiunto che, nonostante questo, a volte riescono a mantenere un buon rapporto, mentre ad altre sono in conflitto. Una parte importante della discussione ha riguardato anche la nuova relazione sentimentale di Spinalbese, che ha rivelato di essere attualmente fidanzato con una ragazza più giovane. "In passato ho cercato mio padre in molte figure, poi ho capito che non era una cosa giusta", ha affermato. "Adesso sto con una ragazza più piccola di me. L'impatto della perdita del padre. Un momento particolarmente intenso dell'intervista è stato quando l'ex Geffino ha parlato della scomparsa del padre, confronto che ha segnato profondamente la sua vita. La scomparsa di mio papà è stata durissima. C'era sofferenza dietro a quel gesto, che deriva da molti aiuti che a volte gli uomini non chiedono", ha dichiarato. La perdita ha spinto Antonino a riflettere sulle proprie scelte e sulla ricerca della felicità. "Dopo quel gesto, la mia vita è cambiata. Ho dovuto fare delle scelte. Ho cercato la figura paterna in diverse persone e questo mi ha fatto sbagliare molto", ha aggiunto. Ospiti e personaggi di Ciao Maschio. Tra i partecipanti e i protagonisti della trasmissione si segnalano: Nunzia De Girolamo. Antonino Spinalbese.